Che cos'è una limited liability company o cosiddetta LLC e quando è possibile incorporarne una, con quali vantaggi e soprattutto perché potrebbe sconvolgere il tuo approccio al business una volta e per tutte? Te lo dico tra un attimo. Ciao, io sono Luca Tagliatelle e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Oggi parliamo di Limited Liability Company o LLC. Perché? Perché se ne parla tantissimo, ognuno dice la sua, in rete è possibile reperire un milione di informazioni, ma puoi andare a capire quale sia quella applicabile per te o nel tuo caso di specie, chi dica il vero e chi invece dica il contrario del vero, non è semplice da comprendere per i non addetti ai lavori. Quindi partiamo dalla definizione Limited Liability Company, società a responsabilità limitata. In realtà la Limited Liability Company o LLC è un ibrido, è una forma societaria ibrida perché ci dà sia i vantaggi di una cosiddetta corporation o company, e cioè la responsabilità limitata sulla società, il che vuol dire che la responsabilità nei confronti di terzi non passa a cascata sui soci o sui membri della LLC. Questo è uno dei grandi vantaggi ed anche uno dei motivi per cui è nata come forma societaria. Lo vedremo più avanti nel video quando parleremo della storia delle LLC. Dall'altro lato però ci dà il vantaggio delle cosiddette partnership, e cioè uno su tutti, la tassazione per trasparenza. Perché è così importante la tassazione per trasparenza? Pensiamo per esempio alle nostre società di persone, le cosiddette SNC o SAS che vengono utilizzate in Italia. Beh, è importante perché ci dà la possibilità di evitare uno dei mali peggiori presenti in diritto tributario, che è il fenomeno della cosiddetta doppia tassazione. Anche questo lo vedremo più avanti ed è anche questo uno dei motivi per cui è stata sviluppata questa forma societaria. Quello che bisogna sapere è che la LLC ha una terminologia tutta propria, cioè quando si parla di costituzione, corporazione, gestione, si usa una terminologia che è notevolmente diversa da quella che viene utilizzata per le company, per esempio in America per le C Corp o per le S Corp. Perché ti dico questo? Perché quando vai a interagire con uno dei milioni di driver che si trovano su internet, che incorporano, che costituiscono LLC, banalmente noi diciamo che aprono una LLC, volgarmente, ti troverai a doverti confrontare con una terminologia dei lawyer, degli accountant, chi di volta in volta ti si presenti dall'altra parte dello schermo per l'apertura di una LLC, che è diversa da quella a cui potresti essere abituato se hai dimestichezza, per esempio, con le SRL italiane piuttosto che con le Limited UK. Per cui è importante partire dalla terminologia che viene utilizzata quando si va a incorporare una LLC. E partiamo appunto proprio dall'incorporazione. Non si dice incorporare, ma si dice organizzare. La LLC è organized all'interno di un determinato stato e non è incorporated. Numero due, il documento principale per la fondazione, per la costituzione di una LLC, e allora è detto Article of Organization e non Article of Incorporation o Association. Ok? Quindi il cosiddetto atto costitutivo viene chiamato Article Organization. Dopodiché, ancora, il documento principale che disciplina i rapporti interni viene definito Operating Agreement, cioè praticamente le modalità con cui i soci o gli amministratori si rapportano tra di loro non è definita by law, cioè dalle leggi, ma attraverso appunto un documento estremamente flessibile. Lo vedremo probabilmente in un altro video, in questo probabilmente non ci sarà tempo, comunque, che disciplina esattamente quali sono i rapporti tra i soci e tra gli amministratori. Ancora, invece, citando i soci, la terminologia per indicare i soci nelle LLC è quella di member e non è quella di shareholder. Qui invece siamo abituati nel diritto inglese o nel diritto italiano, cosiddetti azionisti, ok? Vengono detti membri, tant'è che le quote societarie non vengono dette shares o quote societarie italiane, ma vengono dette membership interest, ok? Quindi sono praticamente, tradotto letteralmente, gli interessi dei singoli membri, ok? Quindi con questa nuova terminologia probabilmente avrai meno difficoltà a interagire con soggetti americani, accountant, piuttosto che semplici apritori, mi viene da dire, lasciatemi passare il termine, di US LLC. Ok? A seconda dello stato poi potrebbe cambiare ancora un pochettino la terminologia, sappiamo che sono 50 gli stati negli Stati Uniti, però tendenzialmente già con queste 5 prime definizioni dovresti avere molti meno problemi. E partiamo
Cerchiamo di capire allora quando nasce la LLC e perché. La LLC nasce addirittura nel lontano 1977, che poi se pensiamo al livello a quanto oggi vengono utilizzate, in realtà non è neanche tanto. La cosa che sconvolge invece è come si sia dovuti arrivare al 1996, quindi circa 20 anni più tardi, per poterne implementare effettivamente le possibilità. Cioè, quando è stata concepita nel 1977, in realtà non è mai stata fondata, non è mai stata utilizzata nessuna LLC fino al 1996. Da dove nasce? Nasce tramite l'azione, a causa dell'azione o per merito dell'azione, degli avvocati e degli accountant di una società, la Hamilton Broider Oil Company. Ed era una società petrolifera che si occupava evidentemente anche di investimenti al di là degli Stati Uniti, e loro già utilizzavano delle società, delle forme societarie partnership con responsabilità limitata, tendenzialmente utilizzavano delle panamensi. All'epoca negli Stati Uniti avevamo soltanto le C-Corp e le S-Corp, anche le LLP con una sola L, LLP. Però diciamo che nessuna, quello che cercavano questi accountant e questi lawyer della Hamilton Brothers Oil Company, cercavano appunto quelle che sono le due caratteristiche principali della partnership attualmente, che all'epoca non c'erano, cioè responsabilità limitata e evitare la doppia tassazione. Le C Corp, cioè le company, hanno tutti fenomeni di cosiddetta doppia tassazione economica. Banalmente, l'utile, o meglio, una volta che la base imponibile viene tassata, mi dà origine all'utile. Quando distribuisco l'utile sotto forma di dividendo, vedete che lo stesso fenomeno economico è poi tassato una seconda volta in capo all'azionista. Quindi agli accountant, ai lawyer di questa società petrolifero non andavano bene evidentemente queste due combinazioni, cioè la responsabilità illimitata e la doppia tassazione, quindi si inventarono le LLC. Chiaramente sto riducendo un attimino perché sennò facciamo notte. Però che cosa proposero? Quindi il primo disegno di legge lo proposero in Alabama, nello stato dell'Alaska, chiedo scusa, che lo rifiutò per due volte, nel 75 e nel 76. Allora loro presero lo stesso disegno di legge, lo riproposero invece in Wyoming, e in questo caso venne accettato senza riserve. E quindi finalmente questo LLC Act passò alla storia. Da quel momento in poi era possibile incorporare delle LLC. Soltanto che c'erano ancora dei problemi, nel senso che se da un punto di vista societario era disciplinata, da un punto di vista fiscale intervenne l'IRS, che è il fisco americano, e disse, con un ruling del 1980, riconobbe a tutti i soggetti che avevano responsabilità limitata una tassazione come quella del C-Corp, quindi l'impossibilità di tassare per trasparenza. Ok, quindi disse così, va bene, vi conosciamo, noi amministrazione finanziaria, la responsabilità limitata, ma non vi diamo una tassazione per trasparenza, dovete essere tassati come tutte quante le altre company americane. A quel punto i lawyer e i vari accountant americani impazzirono completamente, perché questa affermazione dell'IRS praticamente creava problemi anche sull'istituto dei trust, perché anche il trust dava responsabilità limitata e sarebbe stato dovuto tassare come le company, ma evidentemente era un effetto che avrebbe sconvolto il mondo della fiscalità locale. Quindi cominciò tutta una diatriba, una guerra, una conversazione, chiamiamola così, che sfociò nel 1988 da parte dell'IRS nel riconoscimento anche della tassazione per trasparenza. Ma anche nel 1988 in realtà c'erano ancora alcuni strumenti di diritto societario che non erano ancora riconosciuti. Per esempio, non era possibile conferire asset nelle LLC, e ancora la vita della LLC, la vita giuridica della LLC non era indefinita, quindi aveva un certo numero di anni, dopodiché la società smetteva di esistere. Quindi, per farvela breve, ancora alcuni avvocati, se non sbaglio in questo caso dello stato di New York, incominciarono una conversazione per evitare di andare a scontro con l'IRS, che tuttavia durò poi altri 8 anni, perché dal 1988 si arriverà soltanto nel 1996, quando gli ultimi 3 stati dei 50 della Confederazione degli Stati Uniti riconoscono, fanno passare il disegno di legge, l'atto parlamentare
delle LLC, e a quel punto finalmente c'è un ruling storico dell'IRS in cui si compie la vita dello strumento della LLC così come lo conosciamo noi. Quindi ci sono voluti ben 22 anni per arrivare a uno sviluppo totale, implementazione totale di questo particolare strumento giuridico. Quindi un po' di storia che non fa mai male. Cos'altro interessante affrontare in questo video brevemente? Quali sono i vantaggi e quali sono invece gli svantaggi di una limited liability company? Allora, prima di tutto partiamo dai vantaggi, la parte che ci interessa di più. La prima, che è una ed è anche abbastanza unica nel diritto tributario, è la scelta del tax regime. Cioè, a seconda delle mie preferenze, io posso decidere se tassarla come per trasparenza, già lo sappiamo, tecnicamente sono già tassate per trasparenza, ma posso decidere di tassarla, di eleggere, così si dice, la LLC come C Corp, piuttosto che come partnership, piuttosto che come S Corp. Quindi sono quattro regimi con delle piccole sfumature differenti, neanche tanto piccole, che magari ci conviene affrontare però in un altro video, che stiamo andando già a lunghi. Il secondo vantaggio è l'operating, è un vantaggio legato alla stesura dell'operating agreement. Abbiamo visto che l'operating agreement è lo strumento che disciplina il rapporto interno tra i soci e tra gli amministratori. La caratteristica fondamentale è che è possibile attribuire una remunerazione sugli utili in maniera non proporzionale, cioè, quindi, se ci sono due o più soci, è possibile prevedere che la partecipazione agli utili, alle perdite, sia non proporzionale alla loro partecipazione, quindi a quanto a quante sono le cosiddette membership interest, o le quote azionarie dei rispettivi soci all'interno della LLC. Io sono Luca Taglialatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Ti ricordo che puoi iscriverti dal tasto qui sotto. Se ti è piaciuto, lasciami un like e noi ci rivediamo nel prossimo video.